Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento Vodafone Smart 4 Turbo, terminale LTE di Vodafone, dal costo contenuto di 99 euro, in promozione per i mesi di novembre e dicembre, ormai dicembre, e da gennaio sarà portato il prezzo a 149 euro. Unboxing non necessario, dato che ci sono auricolari, alimentatore da parete e cavo sincronizzazione dati. Ok, andiamo a vederlo. Il terminale ha dimensioni piuttosto contenute, 134x67x10,4 mm ed un peso di 155 grammi. Devo dire che abbastanza si sente in mano, piuttosto pesante, però vabbè, devo dire che il peso è comunque ben equilibrato, leggermente spesso perché in effetti non siamo più abituati a terminali con spessori superiori al centimetro. Però vabbè, devo dire che comunque in mano dà una sensazione di solidità. Abbiamo un display da 4 pollici e mezzo di tipo LCD, risoluzione 480x854, una cam da 5 megapixel con LED flash ed autofocus, cam diciamo piuttosto modesta, avete visto le foto ed i video nel blog. Sul retro abbiamo il simbolino di Vodafone. La cam ha la possibilità di riprendere video al massimo in 720p, quindi risoluzione HD. Qui dietro abbiamo uno speaker, diciamo discreto, non particolarmente potente, ma neanche poi scarso. Un processore quad-core Qualcomm MSM8916 da 1 GHz e 2 con 1 giga di RAM, una memoria interna da 4 giga espandibile con microSD fino a 32 GB, una batteria da 1880 mAh. Devo dire che è una batteria, diciamo, abbastanza discreta, nel senso che comunque con un uso medio si riesce ad arrivare a sera, con un uso intenso no. Come potete vedere, è dotato del LED di notifica, sensore di prossimità, luminosità, speaker frontale, cam frontale, tasti on screen. Qui sotto forellino per il microfonino, da questo lato il bilanciere del volume, sopra jack da 3,5, ingresso micro USB, tasto di avvio e spegnimento standby, questo è il forellino per poterlo aprire, e la cam, come vi dicevo. Ma una buona costruzione comunque, anche il retro ha una plastica non lucida, per cui incontra la mia approvazione. Sapete che non amo particolarmente le plastiche lucide. Che dire, un terminale che per 99 euro ne vale la pena, secondo me. A 99 euro, a 149, insomma, già un attimino ci penserei. Comunque andiamo ora a sbloccarlo. Scusate. On board abbiamo Android 4.4.2, non mi chiedete se verrà fatto l'upgrade all'Lollipop perché non lo so, non ci è stato comunicato. Abbiamo poi GPS, Wi-Fi, Bluetooth e quant'altro. Andiamo a vedere una discreta fluidità di sistema, assolutamente niente da dire. Come vi dicevo, l'autonomia non è eccezionale, con un uso medio si arriva a sera, con un uso intenso, ripeto, non ci si arriva. È un telefono Vodafone, è un telefono brandizzato di un gestore. Oddio, la brandizzazione è molto ridotta, perché gli unici due programmi che non sono riuscito a togliere sono questi e funziona anche con altri SIM. Però vi devo dire che prende davvero bene, non ci sono problemi di sorta. Andiamo a sentire la parte telefonica. Chiamiamo il 190, giusto per. Audio in capsula decisamente buono. Internet con smartphone, chiavette e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa e Sentite? ADSL, digita 2. Anche per quanto riguarda l'audio in viva voce, assolutamente niente da dire, assolutamente buono. Tanto che ci siamo, sentiamo anche l'audio. Carente nei bassi, ovviamente. Diciamo che come potenza pura non è male, come qualità, vabbè, non è un granché. Ma d'altra parte bisogna sempre rapportare anche al prezzo, quindi direi che per il prezzo che costa 99 euro è accettabile, può anche andare bene. Ok, vediamo un po' le nostre solite immagini campioni. Qua come me le ha divise in questa maniera. Vabbè, fa niente, andiamo nelle immagini. Probabilmente mi raggrupperà anche in tre immagini. Sì, mi ha fatto un po' di casino la galleria qui. Aspettate un secondo. Vabbè, diamo un'occhiata prima al nero, tanto che ci siamo.
Deve essere fatto un po' di casino. Devo aver messo le immagini doppie sia nella micro SD che nella memoria interna. Vabbè, poco male. Vabbè, ovviamente, essendo un display, un LCD, il nero non è che possa avere delle profondità particolari. Andiamo a vedere i colori. I colori sono abbastanza buoni, dotato di una buona luminosità. Vediamo che qua, leggera saturazione sul giallo, come potete vedere, però comunque è un display discreto. Ora non ho capito sto mischiamento di immagini, vabbè, non importa. Vedete, i colori sono abbastanza fedeli alla realtà, non ci si può lamentare, diciamo, dai. Non ho capito come mai mi ha fatto sto casino. Usiamo la solita immagine che usiamo sempre per vedere la definizione, non particolarmente elevata, sapete, 480x854, quindi non è che sia il massimo della risoluzione. Usciamo un attimo a capire dove mi ha messo adesso i video. Dovrebbero essere sempre qui nelle immagini. Deve essere successo qualcosa con la memoria. Mi scuso. Ok, scusate, c'era stato un attimo di... ho fatto casino io. Dicevo, l'audio, vabbè, non è male. Nel senso, come potenza, ripeto, la qualità, insomma. Però vabbè, fondamentalmente i colori non sono assolutamente male. Diciamo che ormai siamo arrivati a un livello tale di tecnologia, comunque di specializzazione, di qualità generale, che è difficile trovare dei terminali, tra virgolette, scarsi, proprio scarsi scarsi. Diciamo che la qualità media fortunatamente si sta abbastanza elevando anche a costi più bassi, a fasce più basse. È come dire che nel calcio non esistono più squadre materasso, bene o male è stato raggiunto un livello abbastanza alto, passatemi il paragone calcistico. Andiamo a vedere un po' come si comporta nel browser Google. No, utilizziamo il browser di serie per vedere come funziona. Chrome lo sappiamo benissimo come funziona su tutti i terminali. Sì, condividi la posizione. Ok, andiamo a vedere il solito Sky TG24. Allora, Sky TG24, eccolo qui. Ok, sposto un attimo i faretti. Ok, non mi interessa, grazie. Vado in retro team. Andiamo sulla versione classica. Un attimino di tempo, andiamo ad aprire. La risoluzione non particolarmente elevata, quindi anche il caricamento delle immagini è piuttosto rapido. Vabbè, wifi a parte. Andiamo a vedere. Una buona fluidità, assolutamente niente da dire. Pinch to zoom. No, come vedete non ha problemi di sorta, il browser è davvero, il browser di serie è molto, molto reattivo, non crea nessun tipo di problema, vedete, apprende subito i comandi, non ha nessun tipo di impuntamento, pinch to zoom da qualunque parte lo si vada a prendere. No, devo dire che il lavoro sul browser è davvero buono, hanno fatto un ottimo lavoro, assolutamente, non ho trovato nessun tipo di impuntamento, funziona bene. La cam è una cam standard, non c'è niente di che, la classica cam di Google con le varie impostazioni che si possono settare, ad esempio 5 megapixel le immagini, 720p i video. È la classica, è praticamente un Android puro, non c'è niente se non 4 applicazioni Vodafone e un paio di widget, per il resto è veramente puro. Diamo un'occhiata alla parte ludica, prendiamo Riptide DGP2. Scusate se non sono brillantissimo, ma sono le 8:30 della domenica mattina. E direte, non potevi farlo in un altro momento? No. Skip tutorial, skip. Ci ho giocato 200 volte, non c'ho bisogno del tutorial. Career, beginner's luck, milk run. Namo.
vediamo un po' come si comporta. Per il momento non si nota nessun tipo di impuntamento, almeno forse uno leggerissimo. Vedete, ci sono anche gli effetti dell'acqua, non ha particolarmente particolari problemi a livello di scheda grafica. Quindi si comporta bene, facciamo un po' di spettacolo, vai all'indietro, bravissimo. Effetti scenici, no, devo dire che anche la parte ludica non è male, ma nel complesso un terminale che per 99 euro ha il suo perché. Secondo me a 149 ne avrà un po' di meno, perché cominciamo a salire di fascia. Secondo me a 149 euro si potrà trovare qualcosa di anche un pochettino più prestante, anche soprattutto per quanto riguarda la risoluzione video, che a mio modo di vedere uno sforzo in più per arrivare almeno ad HD si poteva tranquillamente fare. E cornici un po' troppo generose a mio modo di vedere, però fondamentalmente devo dire che per chi non ha molte pretese lo comprasse adesso a 99 euro si ritrova un buon telefono con una buona fluidità, una cam molto diciamo limitata per essere buoni, una cam piuttosto ridotta, non è eccezionale, devo dire la verità. Ma nel complesso comunque un terminale che, ripeto, nella fascia fino a 99 euro si può prendere seriamente in considerazione. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Folio.